tutti i suoni che state ascoltando provengono dalla sola chitarra, compreso quel caratteristico riverbero tipo hall, senza processori esterni né amplificatori o altoparlanti. Siete su Accordo.it, questa è la Yamaha FGCTA. La FGCTA è la Dreadnought a spalla mancante della serie Transacoustic. È una chitarra acustica elettrificata, ma la sua particolarità è che gli effetti integrati di riverbero e chorus possono essere sentiti anche senza collegare la chitarra a un amplificatore o a un altoparlante. Provengono direttamente dalle vibrazioni del legno della cassa. Per il resto, la FGCTA è una tipica Yamaha, con tutti i crismi, dalla suonabilità di un manico satinato e ben rifinito lungo i bordi, alla praticità di una spalla mancante che non sacrifica la resa sonora, fino all'intonazione generale grazie a un ponticello compensato. Ma torniamo sul sistema Transacoustic e ascoltiamo stavolta il riverbero Room dalla coda più corta. Ascoltiamo ora il solo chorus, sempre ripreso da un microfono ambientale senza cavi né amplificatori. Proviamo ora a sommare il chorus a un leggero riverbero room per rendere il tutto più compatto e morbido. Di nuovo chorus, stavolta con riverbero hall più denso e ideale per arpeggi e strumming più dolci. La FGCTA però è anche una chitarra elettrificata, gli effetti vengono inviati anche all'uscita jack, per essere usati sul palco o per supportare una registrazione di linea senza richiedere un microfono. Ascoltiamo a confronto la ripresa del nostro microfono e il jack collegato direttamente alla scheda audio. Nell'articolo su Accordo.it vi raccontiamo più nel dettaglio la FGCTA, i legni, la suonabilità e le nostre impressioni sulla tecnologia Transacoustic che abbiamo avuto modo di provare in più occasioni. Non perdetevi i video delle altre Yamaha Transacoustic e non lasciatevi sfuggire tutti gli approfondimenti su Accordo.it.